Il quesito di oggi è: che esercizio posso fare per allenare gli addominali senza farmi male alla schiena? Sono Tiziana Tonelli, fisioterapista e terapista manuale funzionale. In risposta al quesito di oggi voglio illustrarvi un esercizio che chiamerò il crunch corretto. Gli addominali sono un insieme di muscoli organizzati a strati situati tra il pube e lo sterno. Se vogliamo allenare il muscolo retto dell'addome, meglio noto con il nome di muscolo della tartaruga, e allenarlo correttamente, dovremmo fare in modo che durante l'esecuzione dell'esercizio la pancia non venga mai spinta in fuori e la schiena non si inarchi. Il muscolo retto dell'addome permette di flettere le gambe sul busto quando quest'ultimo è fermo e viceversa. Per eseguire l'esercizio vi servirà semplicemente un tappetino. Distendetevi a terra, piedi in terra, ginocchi in alto e mani dietro la testa. Non dovrete mai fare il crunch sollevando spalle, testa, chiudendo i gomiti e gonfiando gli addominali. Bensì, quando espirate, quando buttate fuori l'aria, dovrete alzare solo la testa, spingerla contro le mani. Sguardo verso il soffitto, addominali ben strizzati. Potete fare l'esercizio per 10 volte, riposare 2 minuti e poi ripeterlo tutta la sequenza per 2 volte. In totale quindi avrete 3 serie da 10 ripetizioni. Con questo esercizio la schiena rimarrà sempre a terra e non verrà mai forzata. Riepilogando, materiale occorrente, un tappetino. Posizionatevi distesi, piedi a terra e ginocchia in alto, testa e bacino più distanti possibili tra loro. Durante l'espirazione sollevate poco la testa e poi spingetela contro le mani. Stringete gli addominali e sollevate le gambe mentre lo sguardo rimane sempre verso il soffitto e la testa si allunga verso la parete. Ripetete l'esercizio 10 volte, riposate 2 minuti e ripetete la serie altre 2 volte. La schiena rimarrà sempre a terra e non verrà mai dunque forzata.